Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale di Pianeta Milan. È difficile stare qua dopo un risultato del genere, dopo aver preso 5 pere, non le prendevamo dal lontano 1997 ragazzi a San Siro, 5 pere. Cioè è veramente una roba mai vista, uno scempio mai visto, ancora una volta non siamo scesi in campo, per vincere le partite bisogna scendere in campo ragazzi, una roba mai vista. Cioè se la squadra ha intenzione di continuare a giocare così è meglio che ce lo dicano, così noi non perdiamo il nostro tempo a sostenerli, perché per sostenere una società, per sostenere una squadra, questa squadra, l'ultima che ho detto appena elencato, deve almeno scendere in campo, ed è da un po' di partite che noi non scendiamo in campo. Uno score imbarazzante, un film horror incredibile, 5 gol ragazzi, 5 gol. Partiamo con le pagelle di Pianeta. Calulu, voto 4. Non so neanche come commentarlo questo voto a Gabbia. Ho dato 3. Ragazzi, linea difensiva ancora una volta completamente in balia dell'avversario. Nel primo tempo il Sassuolo ha fatto 4 tiri in porta, ha realizzato 3 gol. Teo Hernandez, voto 4, anche lui non scavalla, non... ha perso un po' di palloni anche con Calabria, palloni che lui stesso aveva recuperato. 4. Krunic, voto 3, buttato allo sbaraglio, era di Krunic, informazione, tutti si aspettavano magari un po' Bega, ovviamente Benasser assente per squalifica, Krunic buttato lì allo sbaraglio, voto 3, anche lui in balia dei centrocampisti e degli attaccanti del Sassuolo, sempre in inferiorità numerica, ormai la nostra mediana. Non so più se questa formazione 4-2-3-1 faccia ancora il caso nostro, ragazzi, perché il Sassuolo è stato bravissimo a sfruttare ogni nostro errore, prontamente ci troviamo sempre in inferiorità numerica, imbarazzante. Rebic, voto 5-, anzi no, correggo in diretta, voto 4, anche se ha realizzato il gol, Rebic disordinato, passaggi sbagliati, poca roba ante Rebic, poca roba. Olivier Giroud, voto 5. Non sapevo se dargli 4 o 5 Giroud, ma gli do 5, raga. Fare delle pagelle dopo queste prestazioni qua, dopo che noi non entriamo in campo, è veramente una cosa ancora più triste di vedere la nostra squadra in questa maniera qua. Prendere 5 pere così, a gratis, a San Siro, in casa nostra, davanti ai nostri tifosi. Una cosa vergognosa. Rafael Leao, voto 3, è entrato in campo, doveva dare brillantezza, cambiare qualcosa. Leao non si vede come il resto della squadra, voto 3. Pobega, voto 4, poca roba anche lui, è entrato in balia della squadra, in balia dell'avversario, in balia di questo nostro momento. Intanto finisce qui la partita che sto vedendo live. Del Milan che incassa, sentite i fischi, 5 raga. Gol da uno splendido Sassuolo e si aprono tante questioni e tante domande. Dopo una prestazione fischi di San Siro. Fischi di San Siro. Questa è grave, raga. Questa è grave e brutta. Lo ripeto ancora una volta. Con Popega finisco le nostre pagelle, ragazzi. Non voglio neanche andare avanti a dire nient'altro, perché in questo momento il nostro stato d'animo è inesistente. C'è chi prova emozioni e c'è chi non le prova. In questo momento io non le sto provando, ragazzi, perché non ci posso credere che sto vedendo la mia squadra fallire in questa maniera qui. 5 gol presi oggi, 4 gol presi dalla Lazio, 3 gol presi nel derby. Ragazzi, è un momento che non so veramente spiegare. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, commentate, condividete. Noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti.